con Piero Franchini per Ar Pensaci, parlando dell'incontro di ieri, del quale daremo sviluppi la prossima settimana per quello che riguarda le luci. In ogni caso Arezzo si illuminerà. Sì, si illuminerà d'immenso e quindi con un costo diciamo molto inferiore agli altri anni, quindi di 60 euro per ogni commerciante. Quindi ecco, ci sono state delle polemiche, però diciamo che siamo sulla soluzione, quindi vedrete che Arezzo avrà le sue luci. Visto che le luci della ribalta hanno illuminato la provincia, e dal punto di vista economico per le categorie dei negozianti e dei commercianti, cambia qualcosa secondo te? Ma noi come Confesercenti chiaramente abbiamo sempre sostenuto l'ipotesi che Arezzo rimanesse una città con la sua provincia, e quindi perché? Perché abbiamo un territorio molto vasto, abbiamo un territorio, e poi diciamo che secondo me, al di là di qualche costo, però non ci possiamo lamentare, perché dove andiamo e dove vediamo che insomma le strade ci sono, i boschi vengono visti, le cose, insomma, diciamo che non è che ci possiamo lamentare tanto. E quindi ecco, io credo che sia importante che ora si limitino i costi, perché le categorie economiche effettivamente ne hanno bisogno di qualcosa che si muova. Voi sapete che sono dati di questi giorni, chiudono circa 1000 aziende al giorno. Su Twitter e su Facebook ci sono questi messaggi sulla provincia, ci sono anche cattivi, perché uno ci ha scritto: siete rimasti soli perché non va voluto nessuno. Sai, noi effettivamente siamo un po' considerati i famosi botoli ringhiosi, quindi voglio dire, questo è. Però stavolta sei vinto. Tutto sommato, io sai. Io ti dico la verità, ma non per fare il campanellista, a me da andare con Siena sì, m'avrebbe dato fatica, sì, forse perché atavicamente, mio nonno l'aveva cosenesi. Poi mi sono sì, ma non è che se il Siena vince sono contento, però insomma una maxi. Ma poi forse se era noi il capoluogo della macroarea, io ci potevo anche stare. Però insomma targato Siena no. E poi forse sai, ora è un momento in cui visto l'andamento delle banche e visto l'andamento di quella banca grossa di Siena, io credo che anche loro ci saremmo assunti qualche altro gatto attaccato. Non l'avevo neanche analizzata, perché io non ho una lira, ma te che sì. Quadrini a queste cose lui ci pensa, capito? Io i quadrini diciamo l'ho visti tanti passare, però attaccati alle mani me ne rimasti pochi. E allora io non ho mai lavorato nel cemento. Perché il cemento si attaccava alle mani quando, capito? Te la sapevi? No, io sapevo. Se vuole i quadrini del Franchini, se vuole i quadrini del Franchini. Posso fare una mossaccia? Grazie, me lo immaginavo. Alla prossima.